Nel 2009 abbiamo celebrato il 50° anniversario dell'azienda e per celebrarlo volevamo fare qualcosa di particolare. Nell'etichetta dei vini toscani ci mettono l'arte, nelle bottiglie la storia. Io avendo fatto storia dell'arte, poi Francesco è un artista, scolpisce, dipinge, quindi la nostra volontà era quella di unire le nostre passioni, che sono l'arte e il vino. Fare il vino in fondo è un atto creativo. Ho arricchito qualcosa, prima dipingevo da solo, avevo un foglio bianco, un pezzo di creta davanti, e mi rapportavo con me stesso. Oggi, se sono qui, c'ho da rapportarmi col tempo, con delle piante che sono vive, alla fine mi danno un frutto che poi va trasformato in vino, quindi è comunque qualcosa di creativo. E quindi abbiamo unito le due cose e abbiamo chiesto a un artista di San Gimignano, nostra amica che conosce la nostra famiglia, abbiamo deciso di chiederle se la sentiva di farci 50 pezzi unici, uno per anno quindi. E quindi da lì abbiamo deciso di continuare. L'anno successivo abbiamo fatto una esposizione in 50 locali della Toscana. E abbiamo deciso di dare ad ogni bottiglia un nome di donna, proprio perché la vernaccia di San Gimignano è donna. La cosa è piaciuta e quindi ci siamo appassionati, abbiamo continuato anche l'anno successivo fino ad arrivare allo scorso anno, quando abbiamo pensato di chiedere al nostro medico di famiglia, Paola Marcucci, che appunto tiene questi gruppi di arteterapia, di farci, insieme al suo gruppo, di farci delle etichette. Il corso di questo progetto si corona con un'etichetta del tutto originale. Non sapevamo bene da dove cominciare, perché comunque i ragazzi con cui lei lavora sono abituati a lavorare su pezzi grandi, e quindi abbiamo deciso: ma perché non proviamo a prendere dei quadri loro, i pezzi grandi, e a ritagliare un pezzetto all'interno del quadro, quindi fare un buco e metterlo sulla bottiglia, e a quel punto il buco diventava l'etichetta. Quando si lavora con il colore, anche se può sembrare semplice, in realtà investiamo tanto del nostro modo di essere, quindi ritagliare un pezzo del nostro lavoro è come donare qualcosa di noi stessi, è comunque un taglio, è un modo di crescere. Io l'ho messo addirittura nella mia stanza, e vengo e dice: ma perché quel quadro è bucato? E allora è stato un modo per incominciare a fare o a stabilire una relazione o a stimolare la curiosità. È come dare un pezzettino a ognuno di sé, e quindi l'ho trovata bellissima, ecco, è profonda, molto profonda come esperienza delle queste etichette. Quindi per questi ragazzi è stata un'esperienza estremamente appagante, bella, profonda, e per noi è stata l'occasione per unire l'arte, il sentire, il sentimento al nostro lavoro, dare a loro visibilità e costruire qualcosa per loro anche di concreto, perché il ricavato poi è stato destinato alla loro associazione. Pezzi unici e irripetibili queste bottiglie, con la storia dentro, l'arte in vetrina e l'agricoltura nel fondo.